Per vedere dal vivo la nuova BMW Serie 4 Coupé bisognerà attendere ancora qualche settimana. Nel frattempo, come vedete alle mie spalle, BMW sta facendo circolare alcune vetture wrappate. Vi racconto tutto in questa anteprima. Dopo essere stata testata per mesi in lungo e in largo dalle piste ghiacciate del Circolo Polare Artico a quelle della Costa Azzurra, passando per il Nürburgring, la nuova BMW Serie 4 Coupé torna al centro ricerche e innovazione BMW di Monaco di Baviera per gli ultimi collaudi prima del lancio. L'obiettivo degli ingegneri bavaresi era quello di realizzare una coupé ancora più affilata, sia dal punto di vista estetico sia di quello dinamico. Nel primo caso migliorano le proporzioni, con cofano lungo e sbalzi corti, come da tradizione per le coupé a trazione posteriore. Le camuffature, benché molto pesanti, non riescono a nascondere una delle più grandi e controverse novità stilistiche della nuova BMW Serie 4, ovvero la calandra a doppio rene sviluppata in altezza, come abbiamo già visto su alcune concept car, che noi di Showcar ci siamo immaginati con qualche settimana di anticipo nel nostro rendering. La plancia non dovrebbe subire grandi stravolgimenti rispetto alla BMW Serie 3, anche se le pesanti camuffature potrebbero nascondere qualche piccola modifica di dettaglio. Resterà comunque il cockpit digitale, con strumentazione da 12,3 pollici e display touch centrale da 10,25 pollici. Risultati incoraggianti anche per quanto riguarda l'aerodinamica e piacere di guida. Rispetto alla berlina BMW Serie 3 da cui deriva, la nuova Serie 4 riduce il CX di 0,015 punti. Complice anche l'altezza inferiore di 57 mm. Il baricentro è più basso di 21 mm, invece, insieme alla carreggiata posteriore allargata di 23 mm, regalano alla nuova coupé un'agilità in curva e un'accelerazione laterale decisamente superiore. Promettono bene anche gli accorgimenti quali le sospensioni con smorzatura variabile in base al carico e alla modalità di guida. Davanti abbiamo uno schema McPherson con doppio snodo, dietro un multilink a 5 bracci, resi ancora più precisi da inediti supporti. Al momento non si conosce la nuova gamma motori completa della nuova BMW Serie 4. Infatti si è limitata a svelare le caratteristiche della motorizzazione top di gamma, la M440i X-Drive, in attesa della M4. Un 3 litri 6 cilindri in linea in grado di erogare 374 cavalli di potenza, abbinato a un sistema mild hybrid da 48 V che fornisce 11 cavalli di potenza recuperando l'energia cinetica in frenata e in rilascio. Il tutto unito a un cambio automatico Steptronic Sport a 8 rapporti e la trazione integrale intelligente BMW X-Drive. Presente il differenziale M-Sport per una migliore stabilità in curva grazie alla perfetta distribuzione della coppia tra le due ruote posteriori. Per conoscere tutte le novità della nuova BMW Serie 4 Coupé vi invito ad andare sul nostro sito www.showcar.news e leggere l'articolo correlato. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale di YouTube e azionate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri argomenti. Ci sono anche i nostri profili social, Instagram e Facebook, oppure l'appuntamento settimanale con la televisione con Showcar TV. C'è la possibilità anche di iscriverci o contattarci attraverso il nostro numero di SMS e WhatsApp. E con questo è tutto, alla prossima!